Proiettori di Difesa Online, benvenuti a una nuova puntata di Difesa On Air. Questa sera, a distanza di 13 mesi dal precedente appuntamento, abbiamo di nuovo con noi Danilo Pagliaro. Grazie Danilo della disponibilità e assieme a Danilo c'è anche Alessandro Cipolla, in quanto collega giornalista e autore del libro Vita da Legionario, da una settimana nelle librerie. Abbiamo raccontato nella precedente puntata le esperienze in legione. In questo testo rielabori, racconti nel dettaglio quello che era Danilo Pagliaro prima di arruolarsi, l'arruolamento, l'addestramento di base e avanzato fino alle prime esperienze operative. È corretto? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, questo libro non si può dire che riprenda i due libri precedenti. Semplicemente prima avevo spiegato, cercavo di spiegare cosa fosse la regione straniera. Adesso ho questo progetto di fare una trilogia. Questo è il primo libro. Ce ne saranno altri due, probabilmente tre che seguono, e voglio semplicemente, non voglio più spiegare cosa sia la regione straniera in forma impersonale, voglio farla scoprire ai lettori, alla gente, dall'interno, quindi con gli occhi del protagonista, che sono io, perché la forma è romanzata, nel senso che ci sono dei dialoghi, che c'è un racconto, ma ogni virgola è vera però, ci sono dei personaggi che appariranno anche nei prossimi libri, man mano che il tempo si svolge. E ci sono delle persone che spariranno perché ci saranno congedate, perché saranno andate via, perché saranno morte. Ci sono dei caratteri che evolvono, il mio per primo, e tutto questo farà scoprire la regione, appunto dall'interno. Quindi questo primo libro va dalle origini fino al mio primo Natale in legione straniera. Poi non è vero, perché il primo Natale l'avevo passato al centro di arruolamento, comunque fino ai Balcani e diciamo così, il primo Natale, tra virgolette, vero, passato in uno squadrone da combattimento. Sì, ricordiamo, tu ti sei arruolato nel 1994 e Eh sì. hai effettuato il servizio militare in Marina nel 76. 77. Nel 76 77. ho preso il diploma classico, il diploma di maturità classica, e ho cominciato l'università a Padova, giurisprudenza. Mio papà diceva che studiavo giurisprudenza per potermi difendere da solo. E poi nel 77 sono partito a militare in Marina. Matricola 57, Venezia 1544. Ci picchia, è rimasta impressa quell'esperienza. La Marina è fra i più bei ricordi che io possa avere nella mia vita. È un'altra generazione, appartengo a un'altra generazione. C'era il servizio militare di leva, era veramente la frattura, la rottura, la cesura con la vita di prima e con quello che sarebbe avvenuto dopo. Entravi veramente nella vita dopo il servizio militare, nella vita da grande, tra virgolette, nella vita attiva. E sono dei ricordi splendidi. Viva la Marina! Soprattutto un'esperienza che hai fatto, che oggi a malapena possibile, è ritrovare una strada, potersi riarruolare ultra trentenne, cosa che è normalità in paesi come la Francia, gli Stati Uniti, ma non di certo da noi, in cui anche i volontari arrivati ai 30 anni, alla soglia dei 30 anni, non hanno più tante chance, se non erro, salvo. In Francia non è proprio così, in legione straniera, per carità, la legione straniera fa parte a pieno titolo delle forze armate francesi. Noi siamo forze armate francesi, però lo statuto della legione straniera è veramente molto particolare.
L'arruolamento è molto particolare, sia in termini di età che di requisiti richiesti, e la regione straniera ha assolutamente carta bianca per quanto riguarda il suo arruolamento, per cui non, oggi è possibile arruolarsi ancora oggi in Francia fino ai 40 anni non compiuti, a condizione di arruolarsi in legione straniera. Non puoi nelle forze armate o nelle forze dell'ordine, è assolutamente impensabile. E probabilmente non c'è il peso di un'età media estremamente alta come da noi? Dove? In Italia per le forze armate? Tra gli appartamenti delle forze armate che è prossima ai 40 anni come età media. Lo stesso avviene anche per i carabinieri. Ora, avere prestazioni fisiche identiche a quelle di un ventenne a 40 anni non è facile da pensare, e se l'età media è di 40 anni vuol dire che si va in operazioni anche molto più in là. Quindi in Italia si cerca di abbassare questa età media per riuscire a, insomma, a svecchiare un pochino gli effettivi. L'età media in legione qual è stata? Qual è? Non ho idea di quale sia l'età media, ma quello che hai appena detto è veramente tanto, tanto, tanto discutibile, perché dipende sempre da cosa chiedi dal tuo personale. Non è vero che a 40 anni hai prestazioni inferiori ai 20 anni, è vero tra virgolette, non è vero. In Italia, così come in Francia nelle forze armate regolari, attenzione, si trova il quarantenne che quindi se ha 40 anni ha una certa anzianità di servizio, quindi o è il classico caporal maggiore, adesso non lo so, in Italia c'è il discorso di prima classe, di scelto, non so, comunque, o il caporal maggiore anziano o è il maresciallo, e normalmente c'è tanta gente che c'ha una panza tanto, ma non è perché hanno 40 anni, è perché ci si lascia totalmente andare, perché il concetto di fondo è: ho il posto di lavoro sicuro, non mi manda via nessuno, neanche se uccido qualcuno, perché dall'amministrazione chi ti manda via? E la gente non fa. Vi garantisco che in Francia è la stessa cosa. In legione, certo ti puoi arruolare fino a 40 anni, però i parametri sono gli stessi per tutti. In legione ogni anno... sulla panza non le ce l'hai. Cioè, puoi metterla su, però vieni mandato via a quel punto. Là non esistono i sindacati, i ricorsi, gli avvocati. Tu sei là per fare un certo tipo di lavoro. Quel lavoro implica che se c'hai la pancia, se sei grasso, se sei fuori forma, se sei, non puoi fare il tuo lavoro. Il tuo lavoro non è stare seduto dietro una scrivania, avere pensione, contributi, sicurezza, stipendio. Quello non è il lavoro. Quello è il lavoro, è proprio la macchietta dello statale, del funzionario statale. Non è così. Sì. Per cui dipende sempre da cosa vuoi fare, far fare al tuo personale. Noi ci si arruola, ci sono dei parametri di arruolamento. Ti arruoli a 20 anni. 30 anni dopo, se hai 50 anni e sei ancora in legione, in ogni caso, ogni anno si devono fare determinati esami, vengono chiamati in Francia le COVAP, è la sigla, e i parametri sono gli stessi di quando sono gli stessi. Per cui bisogna fare un chilometro, 8 chilometri con arma, caricatori, giberne, tutta la guerra, baionetta, borraccia piena, elmetto, scarponi e via. Allora, in Francia al massimo in un'ora, in legione è bene che tu stia sotto i 50 minuti, dopo c'è il test di Cooper, devi correre 12 minuti su pista, devi fare al minimo 1800 metri, dopo devi fare 5 trazioni con l'impugnatura così, non so come si dica, no, non questa, questa, devi fare 5 trazioni complete, quindi braccia tese e portare la sbarra qua, non devi portare il collo sopra la sbarra, devi portare la sbarra sotto il collo, un po'
diverso, devi fare due corde solo con la forza delle braccia, 35 addominali con i piedi su una sedia e 30 flessioni sulle gambe e 30 flessioni sulle braccia. Questo che tu abbia 20 anni o 50 anni. Per fare questo, ogni giorno della tua vita fai sport, sport, sport. Non è vero che a 40 anni, se tu ti arruoli e ogni giorno fai sport, sport, sport. Ah, c'è anche una prova di nuoto di 100 metri più un'apnea di 10 metri senza interruzione. Noi ogni giorno che Dio ha messo su terra è sport. E questo dal colonnello all'ultimo dei legionari. Non c'è il caporal maggiore che arriva e dice: io sono caporal maggiore, ho 20 anni di servizio, andate. Il maresciallo che dice: io niente. Anzi, io un maresciallo maggiore per primo davanti a tutti. A queste condizioni hai una forza da combattimento che è valida, che è idonea, e senza stati d'animo, senza rimpianti, senza cattiveria, la normalità delle cose è che se tu non assorbi a questi parametri, vieni mandato via, vai fuori. Puoi avere 25 anni e essere mandato via perché sei grasso, obeso e non hai determinati parametri, e puoi avere 60 anni, avere gli stessi parametri, e resti in legione straniera, ma non resti perché hai 10 medaglie, 5 encomi e hai un grado. No, no. Ogni giorno bisogna guadagnarsi. Guarda, avevo trovato sul sito della Legione un video che parla proprio delle trazioni. Lo possiamo vedere così. La quello è Castelnuovo d'Arì. Pardon, quello è Obagna, La il centro di no good. arruolamento. La no good. La no good. La good. La no good. Attenzione, la no good, no good, la good. 1, 2, 3 o 4 traction, c'est pas bon, no good. Il faut qu'on vous fait moins 10. Là, c'est good. Chiedeva al massimo 10. Ed è curioso l'utilizzo dei termini inglesi proprio perché destinati a un ampio pubblico di candidati, ovviamente. C'è un linguaggio misto inglese e francese. No, il linguaggio è solo francese. Là il good, no good non è quello il fatto dell'inglese, di parlare inglese. La legione è una truppa francese e si parla francese. Dal momento in cui arrivi, parli solo francese. Ok, era Oh, una poi curiosità. dopo, per carità, io la prima parola che ho imparato in legione sono le parolacce in polacco. Però voglio dire, si parla francese. Ok, volevo chiedere ad Alessandro Cipolla che ha trasposto in testo quella che è stata l'esperienza raccolta da Danilo. Cosa sapevi della Legione e cosa hai scoperto grazie ai racconti dell'esperienza di Danilo Pagliaro? Allora, vabbè. Innanzitutto buonasera a tutti, alle persone che ci stanno seguendo, a Danilo, ad Andrea. No, diciamo è stata un'esperienza utile per conoscerla meglio, che poi era lo scopo per cui è stato scritto il libro ed è anche lo scopo di belle conversazioni che abbiamo avuto io e Danilo. Io ne conoscevo l'aspetto esteriore, non quello interno. Io l'ho scritto su un mensile. Sono stato in Francia con Danilo in due caserme della Legione Straniera e quello che ho visto, cioè proprio la sensazione a pelle, poi Danilo mi correggerà, è quello di grande laboriosità
e grande anche umanità, perché se fai una vita intensa e la fai in una comunità ristretta che vive sempre insieme, evidentemente il fattore umano esce fuori. Danilo ha dei profili su Facebook, spesso leggo delle persone che dicono, cioè, no, io mi vorrei arruolare perché per me il senso dell'onore, del patriottismo sono importanti, il senso della parola data, sono bei valori, assolutamente. Però quando io li leggo, io non mi permetto di intervenire, perché Danilo che può dire se uno ha i numeri in qualche modo per essere nella legione straniera oppure no. Però secondo me io gli chiederei, guarda, sei disposto a lavorare sodo 10-12 ore al giorno? Se tu sei disposto, la legione ti dà delle cose in cambio. Quindi tu devi avere non solo piacere della legione, devi avere necessità della legione. Perché in legione, come diceva Danilo, c'è un certo sistema per cui le cose si fanno bene in un certo modo, e questo costa sacrificio. Quindi io ho visto persone laboriose, ho visto persone attive. Dall'esterno tu vedi un corpo militare che è scelto, è selezionato e va in missione. Dall'interno... Ma c'è qualcosa che non ti aspettavi? Non è che me l'aspettassi oppure no, era una cosa che non sapevo ed è stata una cosa bella da vedere. Allora, torniamo con Danilo. È corretto quello che ha appena raccontato Alessandro, insomma, la tua vita, la tua esperienza? No, assolutamente. Ma è il motivo per cui dopo io mi faccio sempre tanti amici quando entriamo in questi discorsi, ma la gente dice vuole venire, vuole fare, mi parla di onore, di guerra, di tutto, di più. No. La Legione è ancora un corpo armato, così come era anche in Italia, attenzione. Il problema è che l'Italia aveva le forze armate che funzionavano più o meno come la Legione 50 anni fa, perché quando molte volte, ormai sono 6 anni che ho fatto il primo libro, 7, e quindi sono 6-7 anni che vado in giro, che ho dei confronti diretti con tanta gente, con molta gente delle associazioni militari, del Ministero della Difesa o dell'Interno, poliziotti, carabinieri, finanzieri, e tanti contatti li ho con i paracadutisti e gli ex paracadutisti, con i quali mi trovo benissimo, perché effettivamente c'è un senso d'appartenenza che è molto 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 forte, c'è un certo tipo di preparazione e via e via. Però tante volte mi chiedono chi è più bravo, chi è migliore, hai fatto il militare in Italia, l'hai fatto in Francia. Sicuramente voi tutti siete più bravi di noi, tutti. Noi siamo semplicemente diversi, noi non siamo più bravi. In legione straniera si è diversi e questo lo rivendico tantissimo. Il problema in Italia, così come in Francia, attenzione, quando dico la legione straniera non dico i francesi sono come gli italiani. In legione straniera lo straordinario è una parola che non esiste. In legione straniera il riposo è una parola che non esiste. Io sono cresciuto sapendo che la licenza non è un tuo diritto, è una gentile concessione del comando. È logico che non è vero. Non siamo gli schiavi della Francia. Tanta gente cretina o ignorante o in malafede sostiene queste cose, ma non è vero. È logico che abbiamo diritto, ma come, e le abbiamo anche, ma come mentalità, tu sei formato che la licenza, non puoi dire io ho messo giù la licenza, vado in licenza. No, prima fai quello che si deve fare, dopo vai in licenza. Tu quando smonti di guardia, dipende dai reggimenti, da noi al REC è la cavalleria, si monta di guardia alle 6 di mattina, il cambio guardia alle 6. Però tu in Italia, così come in Francia, dopo 24 ore di guardia prendi 6 di riposo.
o quantomeno, non lo so se è di riposo una giornata intera, ma hai delle ore di riposo. In Francia hai la giornata di recupero, le forze armate. Noi alle 6 di mattina smonti da 24 ore di guardia. Il tempo che vai in armeria, consegni le munizioni, consegni le armi, e beh, alle 6:30 sei in camera, hai un'ora per lavarti, farti la barba, metterti in ordine, metterti in divisa. Alle 8 di mattina c'è adunata e dopo c'è sport. Non c'è il riposino perché ho fatto la guardia. Perché se non sei in grado, tu, soldato, di fare 24 ore di servizio e dopo hai necessità di riposarti, vai a lavorare da Renault, vai a lavorare alla Fiat, ma non puoi fare il militare. Questo è un esercito serio, non sono i burattini. Per cui il problema torniamo anche al discorso che mi dicevi prima, a un'età, a una certa età, è solo un discorso di mentalità. È bello cantare l'Italia chiamò, san pronti alla morte, sì, solo che dopo però bisogna andare, no, a morire, a fare fatica, e là non è più disposto nessuno. Io ho sentito ufficiali, voglio dire, cioè, salto di pari in frasca, ma no, è la mentalità, ufficiali che mi dicono perché morire, la patria, la bandiera, combattere, era il periodo del Covid e c'erano le vaccinazioni, a un certo punto sono diventate obbligatorie. E gli ufficiali che mi dicevano, ma questo stato di merda, io non sono un suddito, non sono inglese, io sono un cittadino, no ma scusa, cambia lavoro. Io non sto discutendo se è giusta la vaccinazione, per carità, non, quelli sono altri discorsi, ognuno ha le sue idee, le sue, per carità di Dio, non discuto. Ma non puoi essere il tipo che dice ditemi da dove, datemi l'ordine di saltare, io salto, ditemi solo dove, ditemi solo da dove. Sì, per il momento nessuno ti ha chiesto di suicidarti o di ucciderti, ti hanno solo chiesto di fare un vaccino, è lo Stato che lo chiede. Non sto discutendo se sia giusto o sbagliato, ma come mentalità servi lo Stato. Se non ti va bene, lasci la divisa e te ne vai. È proprio come mentalità, non entriamo nel discorso del Covid, ma un ufficiale che mi dica davanti a degli ordini dati dallo Stato, io non sono un suddito, io sono un cittadino, ha proprio sbagliato mestiere. Ce ne sono tanti anche in Francia, attenzione, non sto criticando assolutamente l'Italia, poi io sono italiano, parlo dell'Italia. Però la mentalità diffusa è questa, ecco, questo in Legione non c'è, e questa è la nostra differenza. Dopo pensi la stessa cosa, però intanto fai, perché tu non sei là per dare le tue idee o le tue opinioni o dire quello che pensi, tu sei là per fare. Questa cosa è improponibile nelle forze armate italiane, così come nelle forze armate francesi, vi garantisco. È impensabile fare dei discorsi del genere. Da noi si muove, ci si muove sempre, si corre, non siamo bersaglieri, ma le cose, una cosa inesatta ha detto Alessandro, che dice e tutti lavorano bene, no, non lavorano bene, perché se tu fai, se ti viene data una corvée e tu lavori bene, hai fatto un lavoro, ti dicono bene, sei punibile, prendi una piccola punizione, ma prendi dei turni di consegna, perché bene lavori altrove, da noi lavori da eccellente in su. Eccellente è il minimo per non essere puniti, dopo si vedrà. Uno dice, io sapevo che Danilo non avrebbe corretto questo. No, ma perché è proprio la mentalità che c'è, perché in Legione ci sono tante diserzioni, soprattutto fra gli italiani, perché l'italiano non ha più questo tipo di mentalità. L'italiano vuole il telefonino. Quando dico l'italiano, non se ne vogliano gli italiani, comunque quelli intelligenti di sicuro non se la prendono, perché capiscono quello che sto dicendo, ma soprattutto le fasce della gioventù, cioè il telefonino, il computer, telefonare, chiamare, le foto, i selfie, non si può. Ma non perché siamo autoritari, fascisti o chissà cosa, perché quando sei in operazione,
se non, se andiamo via 4, 5 mesi, 6 mesi, non puoi avere il telefono, non puoi mandarti le foto, non puoi mandare, perché mandi una foto, dopo 10 minuti ti arriva un 150 sulla testa, ma questo non lo capiscono. Beh, lo, e stanno vogliono, in... lo stanno capendo in Ucraina, no, adesso, non lo capiscono. No, non lo capiscono, diciamo, ti garantisco che non lo capiscono, no? Ma guarda cosa è successo proprio in Italia con un carabiniere, vive i carabinieri, ma solo un carabiniere può averlo fatto, ma quello era un carabiniere cretino. Quella cosa della foto che è girata, che sono stati, alcuni sono stati puniti anche, che c'era, quello che era stato preso era ammanettato con le mani dietro la schiena, con una fascia sulla... con una benda sulla testa, era in una centrale dei carabinieri. Come fa a essere uscita una foto del genere? Chi l'ha fatta? Voglio dire, gli stessi problemi ci sono in Francia, ma mi meraviglierei che fosse un maresciallo dei carabinieri di 50 anni d'età e di 30 anni di servizio. Quello è lo sbarbatello idiota che non ha ben capito che il lavoro è il lavoro, e dopo c'è il telefono, gli amici, i selfie. In Legione è ancora così, è tutta la grande differenza. Poi sono anni, tante volte mi si chiede, e dopo alla fine con le persone intelligenti ci si ritrova d'accordo, la nostra grande diversità. Noi festeggiamo Camerone il 30 aprile, il 30 aprile è il 30 aprile. I miei fratelli nelle armi di rivendico, li sento come tali della Folgore, loro festeggiano El Alamein, il 24 mi sembra ottobre. Il problema è che non lo festeggiano il 24 ottobre, perché se il 24 ottobre cade di sabato o di domenica, spostano la data, perché se no ci sono le libere uscite, bisogna pagare gli straordinari, bisogna questo, bisogna quello, il personale non va bene. Voglio dire, no, non ci siamo, non si può gridare Folgore, 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 ma non il sabato e la domenica, perché il sabato e la domenica a casa della mamma, no, cioè siamo completamente fuori, perché quei signori che 80 anni fa hanno veramente scritto, ma a lettere cubitali, la grandezza delle forze armate italiane e della Folgore. Mi inchino davanti alla bandiera della Folgore e ai suoi caduti, ma ai suoi caduti, non ai ragazzini che vogliono lo straordinario. Quella gente 60 anni fa, 80 anni fa, era la main, non ha guardato se era finito l'orario di servizio per combattere, non hanno guardato se c'erano gli straordinari, non hanno chiesto se era sabato o se era domenica, hanno veramente dato il loro sangue, avevano 18 anni, 20 anni. Onore, ma onore a quella Folgore. Dopo mi faccio tanti amici quando dico queste cose, ma è la realtà delle cose, è solo la realtà delle cose. Danilo, Camerone nel tempo è stata concentrata, El Alamein è andata dal 23 ottobre fino al 5 novembre, quindi noi abbiamo un maggior margine da giocarci, è stato un periodo più lungo, possiamo... è una battuta. No. Ah ecco, no, non è vero, perché si dice sempre si festeggia quella data, solo che dopo si modula in funzione del giorno della settimana, è indegno, è semplicemente indegno. Noi Natale lo passiamo dentro, il 24 sul 25 lo si passa dentro, perché? Perché si è una famiglia, perché vai in operazioni insieme, perché si fanno 10.000 cose insieme, perché c'è gente che viene dai quattro angoli del mondo e quella notte per forza di cose non si può andare in licenza la gente, perché siamo dei reparti operativi, quindi devi stare nel giro. Un francese potrebbe andare in licenza, in permesso, in quel momento, però tutti gli altri sarebbero soli, senza nessuno. Invece la famiglia Legione si stringe e tutti, ma quando dico tutti, non è, torniamo, i legionari semplici o fino a caporal maggiore o i sottufficiali, ma non i marescialli, no, il generale comandante della regione straniera e tutto lo stato maggiore sono in caserma e festeggiano Natale con i loro legionari.
è proprio un altro senso di appartenenza che c'è. Ed è quello che dico, noi siamo diversi, non siamo migliori. Un'unità che vada contro un'unità italiana, un'unità nemica, che vada contro un'unità italiana, sicuramente trova dei professionisti preparati, sto mica dicendo il contrario. Sicuramente un'unità che è nemica, che vada contro un'unità della regione straniera, trova della gente non necessariamente particolarmente preparata, ma trova un muro di ferro, trova un muro di piombo. Un muro unico, compatto, poco preparato, ma un muro. È tutta la nostra differenza. Ecco, però diciamo, e questo cosa emerge dai libri? Questo primo libro, che appunto mostra proprio l'evolversi del carattere di questa persona, che sono io, più le persone che incontro man mano che vado avanti col servizio, perché anche quelli che incontro è gente che si è appena arruolata e che cresce un po' la e proprio scoprire questo ambiente, scoprire questi valori, scoprire che non esiste appunto il riposo, scoprire questo, scoprire che la disciplina è ferrea, è un eufemismo. Scoprire che l'intero picchetto del posto di guardia viene preso e messo in cella, sottufficiale compreso, sottufficiale non può andare in cella, niente, tutti dentro, arma per terra, in divisa da parata, tutti dentro. Perché io e il mio binomio siamo stati puniti, tra virgolette, un turno di consegna e niente, ma è proprio l'immagine. Perché io avevo gli stivali che brillavano poco, gli anfibi che brillavano poco. Nicolà, il nome appare nei libri, è il suo nome vero proprio, mi ha detto che posso, è come me, posso dare il suo nominativo vero. Comunque, io sono stato punito perché gli anfibi brillavano poco. Nicolà, subito dopo di me, è stato punito perché i suoi anfibi brillavano troppo. C'è anche questa forma di goliardia, di che non sei mai sicuro, ma fa parte del sistema del mestiere delle armi. Danilo, nel mestiere delle armi la legione straniera raccoglie e arruola stranieri da decine e decine di paesi e immagino fino ad oggi anche in particolare ucraini e russi. Ti posso chiedere se, certo, se si può raccontare se c'è stato qualche problema con lo scoppio della guerra tra questi, oppure mi chiedo, chi va nella regione straniera, te per esempio, difficilmente credo che avresti mai pensato di poterti trovare a scontrarti con l'esercito italiano, ma no. Non è impossibile che un giorno anche... è assolutamente impossibile. Allora, due cose. Per legionari francesi di origine ucraina o russa potrebbero trovarsi a intervenire in un paese se degenerasse la situazione contro ex compatrioti. È assolutamente impossibile. Ti spiego perché. È magnifica sta domanda. Questa sul fatto, parlo per me, di dover di poter ipoteticamente combattere contro l'Italia. E dopo russi e ucraini in legione straniera. Allora, il fatto di combattere contro l'Italia, o un russo contro la Russia, o poco importa, è semplicemente, non può essere, per un solo motivo, perché da sempre... La regione straniera è nata nel 1831, quindi sono quasi due secoli, 190 anni. In due secoli, da sempre, la regione straniera, proprio per il fatto che c'è un arruolamento multinazionale, nel momento stesso in cui la Francia andasse contro un paese, contro l'Italia, automaticamente io italiano, non mi fanno neanche la domanda, non mi pongono nemmeno la domanda, non mi danno nemmeno il problema di dover fare una scelta. La Francia combatte contro l'Italia, automaticamente il personale italiano viene tolto dalle unità di combattimento e parcheggiato negli uffici a Aubagne.
Mai la legione straniera dalla sua origine ha chiesto a un legionario di tale nazionalità di andare a combattere contro il suo paese. Dopo, evidentemente, se io dico a me gli italiani stanno tutti sulle balle, voglio andare a combattere, evidentemente mi mandano a combattere. Ma la Francia e la legione straniera da statuto prende il legionario di tale nazionalità e lo toglie, lo mette negli provvisoriamente il tempo della guerra negli uffici di Aubagne per impedirgli di dover andare contro il proprio paese. Quindi già questa è una cosa che la gente non sa ed è bene che sia ben chiaro. Dopodiché russi e ucraini all'interno della regione straniera. Stupenda questa domanda, perché sicuramente meraviglierò più di qualcuno questa sera con questa risposta. Spesso si dice, ed è là che io dico alla gente, state zitti, non parlate se non sapete. Perché tanta gente dice, sì, una famiglia, sì, ma non sapete quello che dite. Realmente non lo sapete. Perché in legione sì, siamo un'unica famiglia. Non esistono né russi, né ucraini, né italiani, né musulmani, né cristiani, gialli, verdi, rossi, omosessuali, non esiste niente. Esistono legionari. Questo vuol dire che quando è che è scoppiata la guerra in Ucraina? Il 24 febbraio del 2022. Il 24 febbraio è scoppiata la guerra. Il 25 febbraio il generale comandante della regione straniera non c'erano i tempi per avere richieste e permessi dall'Eliseo, dal Ministero della Difesa. Tanto è roba nostra. Ha dato ordine al maggiore comandante Lochal. Lochal è un centro di accoglienza per noi, per andare in licenza, per le nostre famiglie. Quando si rientra da missioni di lunga durata e sei stato 3 anni in Guyana, torni indietro con la famiglia, il tempo che trovi un affitto qua o che la regione te lo trova, vai là. Quindi è un centro d'accoglienza particolarmente grosso. È una base della regione, ma può ospitare parecchia gente. Allora, quindi ripeto, si chiama Lochal. Il 24 è scoppiata la guerra. Il 25 il generale ha dato ordine al maggiore di liberare entro la domenica successiva. Lochal doveva essere vuoto, totalmente vuoto, non doveva più esserci nessuno. Perché tutte le famiglie dei legionari ucraini che ne avessero avuto bisogno sarebbero stati ospitati a spese della regione straniera, totalmente nel centro, nella base della regione straniera, alla Ciotà, allo Shal. Quando dico totalmente, è preso in conto in maniera totale, cioè non solo colazione, pranzo, cena, il bar, spaccio, aperto, volevi andare a berti una Coca-Cola, mangiarti il gelato, andavi, e per mesi c'è gente che è rimasta là, totalmente a spese della legione, non del Ministero della Difesa, della legione straniera. Motivazione del generale, i nostri legionari ucraini danno abbastanza alla Francia perché la Francia possa dare questo alle loro famiglie. Altra cosa, io personalmente ho sentito, ho visto, ero lì, legionari russi che dicevano a legionari ucraini: ragazzo, se lo Shal è occupato e hai famiglia in Ucraina e effettivamente avete problemi, falli venire, io ho casa grande, li ospito a casa mia. E quindi 3.000 chilometri più in là c'erano russi, ci sono russi e ucraini che si pestano sui denti, e 3.000 chilometri più in qua ci sono degli ucraini scappati dai russi che vengono ospitati a casa di russi. Ma non sono qui né russi né ucraini, sono legionari, ed è il senso della famiglia. Stupenda questa domanda, sicuramente tanta gente o non mi crederà o resterà particolarmente colpita da questo modo di fare. Questa è la regione straniera, signori, sì. Benvenuti, vi sto presentando la regione straniera. Vogliamo anche chiarire, perché non va confusa neanche vagamente, quella che poi è stata chiamata legione internazionale in Ucraina con la legione straniera francese, ovvero la legione straniera francese è un corpo delle forze armate. No. Francesi, fatto da militari, la legione ucraina è una
un gruppo armato di mercenari che fanno il lavoro al soldo dell'Ucraina, fin tanto che dura. Non ha proprio niente a che vedere, ma proprio nulla. Ed è bene anche questa precisazione, perché più volte io nei miei gruppi ho avuto gente che diceva ma sì, perché c'è la legione straniera, ci sono legionari in Ucraina che combattono. Dico, no. Poi, sicuramente ci possono essere, ce ne sono di sicuro, no, ce ne possono essere, ucraini che hanno servito in legione straniera, che non sono più in legione straniera e che combattono per l'Ucraina, o viceversa per russi che sono stati e che combattono per la Russia. Sicuramente ce ne sono, ma non è personale della legione straniera. Cioè, stiamo scherzando, cioè facciamo scoppiare la terza guerra mondiale. Qua un'immagine di volontari legionari bielorussi, mi sembra questa foto, che si sono arruolati in questa legione internazionale, ma va ben distinto, al di là del nome, certo, della semantica, che non è assolutamente nulla di paragonabile. No, ma la semantica, la Guardia di Finanza è divisa in legioni, Mio papà era la settima legione della Guardia di Finanza, i carabinieri sono divisi in carabinieri, in legioni. La legione dei carabinieri, la legione è un corpo, una grossa un'unità di un certo volume, armato. Un'unità armata di un certo volume. Ecco cos'è una legione. Dopo, la legione straniera è la legione straniera, cioè forze armate francesi, tesserino del Ministero della Difesa, placca del Ministero della Difesa, busta paga del Ministero della Difesa, pensione, contributi, assistenza sociale, assistenza sanitaria, tutto quello che è Ministero della Difesa. Non ha niente a che vedere con le persone che sono in Ucraina, o dovunque si dica c'è una legione. Sì, per carità. Tu hai avuto nella carriera molte esperienze operative anche in teatri di guerra. Posso chiederti come vivi, come vedi il conflitto in corso e quanto è differente da quello a cui siamo stati abituati per decenni in varie parti del mondo? Almeno dal punto di vista di noi italiani è qualcosa di infinitamente diverso per dimensione e portata. Nella tua esperienza è veramente una guerra vera a cui forse non sei stato ovviamente abituato anche te, o hai visto qualcosa di simile anche? Io penso che quelli che hanno visto qualcosa di simile sono quelli che hanno passato la seconda guerra mondiale. Cioè, qua ci sono città intere rase al suolo. Per carità, non è l'aviazione, sono i droni o sono le cannonate o sono i carri armati. Di fatto ci sono città intere che sono rase al suolo. No, è da 60 anni, da 80 anni, dalla fine della seconda guerra mondiale, che non si vedeva una cosa del genere in Europa. Ma neanche, penso, sì, nel Vietnam si vedevano queste cose. Qui in Europa è da 80 anni che non si vedevano questi tipi di azioni, per cui no, io personalmente non ho visto questo genere di distruzione. Probabilmente noi in certi teatri operativi abbiamo visto più morti, ma tanti di più, ma a livello di delle immagini che si vedono, proprio della distruzione sistematica di città, di paesi interi, no, non ho mai visto. Alessandro, posso chiederti, nel raccogliere un'esperienza, come si fa a trasporla, a decifrarla, partendo da un'esperienza propria? Perché anche tu hai fatto servizio militare come ufficiale di complemento, sei un giornalista, ma per riuscire correttamente a decifrare
queste sensazioni, queste esperienze profonde. Qual è la tecnica? Devi rielaborare più volte, devi confrontarti con l'autore. Come sei riuscito a trasporre in questo libro tali e tante informazioni interiori? Informazioni ed emozioni. Ecco. Allora, non rispondo volentieri a questa domanda perché non voglio che sembri in qualche, la risposta possa essere in qualche modo elogiativa sia mia che sia nei miei confronti che nei confronti di Danilo. Secondo me quello che tu hai detto, hai posto un problema effettivamente vero. È un fatto di ci vogliono molte componenti. Secondo me le molte componenti non le puoi costruire. Tu puoi costruire la narrazione, che è un mestiere nel senso nobile del termine, ci sono delle tecniche, poi è un fatto di alchimia. In questo caso, per fortuna, c'è stata alchimia, nel senso che Danilo mi parlava di vicende e io ho unito le emozioni sue ma anche le emozioni mie per riuscire a raccontarle. Per questo non amo rispondere a questa, perché in qualche modo doveva esserci un filtro personale, quello o lo hai o non lo hai, che è diverso dal saper scrivere un romanzo o saper scrivere un articolo o saper scrivere una commedia teatrale. Sono approcci diversi. Mi consenti in questo modo di parlare di una caratteristica di questo libro, perché diciamo effettivamente rientrerebbe Vita da legionario, rientrerebbe nell'ambito della memorialistica, cioè il soldato che è stato al fronte e racconta. In realtà, proprio sia per l'indole mia e sia per il desiderio che aveva Danilo, in qualche modo se ne discosta, perché c'è un intreccio costante tra la vita nella legione straniera e l'aspetto umano, cioè le sensazioni, non le emozioni nel senso di stupore, ma le vicende umane del personaggio. Ce ne sono due che sono abbastanza serie, entrambe, ed è difficile dire quale più o meno, sono cose che toccano una persona. Nel romanzo è costantemente intrecciato l'aspetto umano, i sentimenti di una persona che si trova in vicende che non aveva previsto da un punto di vista umano, non militare, e poi la vita nella legione straniera, che è vista da dentro come se ci fosse una telecamera, e tutto con la massima accuratezza, cioè la descrizione dell'ingresso nel reggimento di cavalleria. Sì, certo, Danilo me l'ha descritto, però ci siamo andati insieme. Quindi tutta la parte, diciamo, militare la descrizione di un sistema d'arma è tutto assolutamente fedele alla realtà. La vita nella legione straniera me l'ha raccontata Danilo, io gliel'ho sottoposta, a lui andava bene, e accanto c'è l'aspetto umano. Questo, secondo me, rende questo libro diverso, e questo era quello che Danilo mi ha chiesto all'inizio. È proprio stata una discriminante. Se io gli avessi detto no, guarda, secondo me noi dobbiamo fare un libro tutto azione, lui avrebbe detto guarda, rimaniamo amici, vediamoci, pigliamoci la birretta quando vuoi, però no, il libro che io voglio fare è diverso. Poi chiaramente questo avviene nella legione straniera, dove evidentemente appunto questa umanità è amplificata, però, perché anche tu, Andrea, adesso hai vissuto mesi intensi, no, nel tuo servizio militare, che sono evidentemente diversi da quelli che ha vissuto Danilo, è evidente, però diciamo, sai che nei momenti di grande intensità c'è tanto scambio di umanità. Riesce bene nella legione straniera, perché la legione straniera effettivamente è diversa, perché mi collego a quello che avevo detto prima, tu puoi andare nella legione straniera se hai bisogno della legione straniera, e la legione straniera si permette di selezionarti, perché ha tante persone che vorrebbero entrare
e non entrano tutti, ne entrano pochi, e qui sfatiamo un altro mito, il fatto che nella legione straniera trova asilo il poco di buono. No, non è assolutamente così. La legione straniera si permette di selezionare, seleziona quello che ha bisogno della legione straniera e poi gli restituisce, perché quello che ha bisogno della legione straniera ha bisogno di essere accolto. È strano, perché noi parliamo di accoglienza in ambito militare, invece lì è un'accoglienza. Poi però chiaramente la legione straniera pretende altrettanto. Se posso spezzare una lancia nei confronti dei nostri soldati, fermo restando che Danilo ha definito perfettamente che voleva riferirsi alla diversità e non a chi è migliore o chi è peggiore, anche tu Andrea sei stato in missione all'estero con i nostri soldati, diciamo l'età media è una cosa che purtroppo non dipende dai nostri soldati, ma dipende dal fatto che se non si fanno concorsi e se i concorsi sono per pochissimi posti, i giovani sono pochi. Diciamo che quando però andiamo all'estero abbiamo dei livelli di qualità in quanto reparto NATO, incastonato in grandi unità di formazione NATO, abbiamo livelli di qualità che dobbiamo per forza tenere. Quindi tendenzialmente, anche se hai un'età elevata, comunque tu fai tutto quello che fanno anche gli altri, come ha detto giustamente Danilo, perché se uno si tiene in forma, comunque cambierà un pochino il recupero, ma insomma se uno si tiene in forma lo standard ce l'ha. Quindi anche i nostri, diciamo, un po' meno adolescenti, un po' meno giovani, comunque all'estero hanno il rendimento adeguato. Sì. Danilo, ci saranno a breve anche alcune domande dei lettori a cui rispondere. Un punto però vorrei chiederti subito. Due settimane fa il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto una discussione, ha presentato lo stato della Forza Armata di fronte alle commissioni di difesa di Camera e Senato, e nei passaggi riguardo all'addestramento ha fatto un esempio, dice: il nostro poligono più grande corrisponde al più piccolo presente in Francia. Quanto è importante l'addestramento per un militare? Devo dire che mi ha sorpreso questo parallelo, ma è un problema grosso in Italia, proprio perché quanto è importante l'addestramento, ma costruite all'estero. Ma il problema di fondo è che il soldato, per fare un mestiere devi saperlo fare, e per saperlo fare ti devi addestrare. Quanto è importante l'addestramento? Non è importante, è tutto. Cioè, per fare una cosa devi imparare a farla e poi devi avere un drill continuo. Una cosa che esiste nelle forze armate francesi, e credo anche in quelle italiane, da quello che mi dite voi, quando camerati italiani che parlano, oddio, ho detto la parola camerati, preciso, in francese si dice camarade, quindi traduco camerata, non ha nessuna connotazione politica quello che dico, ma proprio nessuna, nel modo più assoluto. Detto questo, commilitoni. Quando parlo con dei commilitoni italiani, mi dicono effettivamente che c'è il problema dell'addestramento. Ma avere i mezzi di grande qualità non serve a niente. Perché se dopo gli dite, per armare della gente in caso di necessità, apri gli stock di riserva e armi le persone. Il problema è che dopo, per insegnare viceversa a quelle persone a utilizzare il mezzo, ci vogliono mesi o settimane, dipende da che mezzo. Per insegnare a pilotare un carro, veramente a sistemare un carro, ci vogliono settimane. Per insegnare a un tiratore a sparare, ci vogliono settimane. Ma dopo deve essere un continuo. Cioè, do un esempio che è molto chiaro, e che anche là penso che tanta gente resterà un attimo. Quando due volte l'anno
Le nostre squadre speciali sono formate da 6 operatori e sono inserite in uno squadrone. Quindi lo squadrone ogni mese va a sparare e gli appartenenti delle squadre speciali vanno a sparare. In più di questo, una o due volte l'anno, ci sono campagne di tiro dello squadrone e tutti vanno. Oltre a questo, gli appartenenti delle squadre delle operazioni speciali, ebbene, noi si va per due squadre alla volta, quindi 12 persone, a fare una campagna di tiro, due volte l'anno, di 2 settimane. In 2 settimane, in 12 uomini, spariamo l'equivalente del volume di un reggimento in un anno. E questo 2 volte l'anno. Traduco per chi non capisce: in 12 uomini spariamo in 12 giorni utili quello che 1200 uomini sparano in un anno. Dopo, effettivamente, un tiratore scelto, noi si è tutti addestrati a mettere un proiettile in una testa, perché il bersaglio è un palloncino, a 1500 metri di distanza, 1,5 km. E lo sniping lungo. E uno dice, madonna, a parte il fatto che è l'ottica che fa il 99,9% del lavoro, però dopo devi saperla anche sistemare, devi usarla, ci sono effettivamente delle tecniche. Però non è che fai un mese, 2 mesi, 3 mesi di corso e dopo sei bravo. Dopo è un continuo. Quindi l'addestramento è un continuo. Ho detto questo, ma io la mia prima qualifica tecnica è trasmettitore. Quindi tutto quello che è le trasmissioni, fonia, grafia, antenne, e il grafia, bibi, ta-di-ta-da-di-ta-di-ta-di-ta-ta. Voglio dire, o ti addestri o lo perdi. Non è che ti è venuto, ce l'hai. Anche dopo anni, cioè, devi, magari una volta ogni tanto, ma noi ogni mese si fa una campagna di 3 giorni di addestramento, di 4 giorni, pardon, di addestramento, si mette in piedi una rete radio fra tutti i reggimenti della regione e si passa 4 giorni a mandarsi messaggi, ma per imparare a prendere un messaggio, a formattarlo, a mettere il gruppo data ora, indicativi e via, e a manipolare e a ricevere. Cioè, è solo una questione, il militare è solo una questione di addestramento. In qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi livello, qualsiasi specialità tu abbia, i cuochi è un discorso di addestramento, perché un conto è cucinare in caserma, un conto è cucinare quando ti sparano addosso, ma si cucina lo stesso. I mezzi sono diversi, le apparecchiature sono diversi, ci sono dei gruppi elettrogeni, cioè non è che, un'altra particolarità nostra, non è che hai l'elettricista che ti mette in opera il gruppo elettrogeno, il, non so come si chiama in italiano, che te lo rifornisce di benzina, di gasolio, di quello che è. Beh, cioè, noi si è multifunzione. Io dico, io sono trasmettitore, anche trasmettitore, ma d'ufficio ho tutte le patenti. Perché? Perché ti dicono, tu trasmettitore, a parte che fare bb, papà, o parlare, o cosa so io, però queste apparecchiature radio vanno in veicoli e tu sei il trasmettitore. Ma nel momento stesso in cui il pilota viene colpito, cioè tu sei nel veicolo però, quindi intanto impari anche a guidare tutto quello che si muove e che può imbarcare questo tipo di trasmissioni, a parte elicotteri e aerei. E nei VAB, nei Bebel, ci sono delle mitragliatrici. C'è la N1 che è più leggera, c'è la Browning in 12,7 mm. Noi tutti, trasmettitori, abbiamo tutti i brevetti di trasmissione, ma abbiamo tutte le patenti, ma abbiamo anche tutti i brevetti da mitragliere. C'è il mitragliere, ma se va giù. E quindi
Però questo lo fai con l'addestramento. È un continuo, C'è un modo di dire, no? Un'arma è buona quanto quello che la usa. La qualifica da trasmettitore ti è stata data, non so, per esperienza passata in Marina o qualche altro corso particolare che avevi già fatto, o è stata una sorpresa? Io avevo già fatto, io mi sono arruolato nel giugno del 76, nel giugno del 77 in Marina. 57 Venezia, 15-44. Sono andato a Taranto, ho fatto il mio CARA Marina epoca Taranto e il 2 agosto sono partito per Chiavari alla scuola interforze delle telecomunicazioni. Là ho fatto il corso da trasmettitore, bibip. Sono uscito terzo a livello nazionale e sono stato imbarcato. Evviva la nostra grande Marina italiana! A parte questo, tutto questo alla regione non interessa. Quando io mi sono arruolato, finito il corso di base, mi hanno assegnato al REC. Al REC sono partito di nuovo al plotone di istruzione e lì mi hanno chiesto cosa avrei voluto fare. E io ho detto: mi piacerebbe fare trasmissioni. E le mi hanno detto: no, non sei idoneo. Dico: come non sono idoneo? Ero sottufficiale, non sei idoneo. Al che sono rimasto un po' così, ho detto: ma evidentemente faccio quello che volete voi, però mi piacerebbe fare le trasmissioni. E mi ricordo che quel maggiore ha scritto davanti a me da inviare immediatamente al primo corso trasmettitori a Castelnuovo, in caso di fallimento, tra parentesi, for possible, molto probabile, riorientare, non mi ricordo in che branca avrei dovuto essere riorientato. Per cui alla regione non interessa niente di quello che hai fatto, di quello che dici, di quello che serve. Tu fai quello che serve alla regione. Lì i trasmettitori, soprattutto bibip, erano e sono molto ricercati. Non tutti possono farlo, ci vuole orecchio. È abbastanza particolare le trasmissioni, la grafia, e per cui mi hanno mandato. C'era la guerra in ex Jugoslavia, c'era bisogno. Oltretutto sono tornato primo del corso e là effettivamente hanno detto: ah, forse aveva ragione a voler fare le trasmissioni. Per carità, non me l'hanno mai detto, ma nonostante la raccomandazione anche al contrario è... E' è cominciata la mia carriera così. Tutti i corsi che ho fatto, a parte il corso di base, sono uscito primo dello stage. Dare patenti di guida ai corsi di tecnici o no, perché ci mettevo l'anima. Le trasmissioni, ti dico, 20 anni prima l'avevo fatto, ma 20 anni prima effettivamente ho un buon orecchio musicale. Suonavo in una mia vita precedente, prima di arruolarmi, e la grafia è veramente musica. Non è che stai a contare F, davanti a me ho il mio cognome, Pagliaro, P, punto, ti dà dati, punto, linea, linea, punto. Non è che stai a contare... è una musica, ti dà da di P, ti dà A, ti dà da di G, ti dà di L. Però una volta che ti è entrato devi mantenerlo. Una domanda riguardo al conflitto, alla guerra in corso. Da un anno tutti parlano e trattano l'argomento guerra da tutti gli allenatori, siamo diventati tutti generali, ma prima eravamo credi, tutti avendo sì, è vero, virologi eravamo, non credi che, avendo sperimentato sulla pelle anche quello che sono certe esperienze, quello che avviene nelle trincee
agli individui che si stanno massacrando su un fronte enorme sia assolutamente distaccato da quello che sono le analisi, le valutazioni, i calcoli politici, ovvero cioè, ci sono dei drammi tremendi, degli atti di eroismo assoluti, eppure in questo momento, da un anno, oltre un anno, c'è chi dice 8 anni, perché comunque ricordiamolo, dal 2014 che in realtà si stanno combattendo in quelle terre, ma in ogni caso non vengono tenuti conto e forse lo saranno fra 10 anni, quando si realizzeranno magari dei film su questa guerra, si guarderanno le storie individuali, ma nel momento in cui uno sacrifica la propria vita per un credo, una causa o un dovere, non dovrebbe avere un maggiore rispetto, perché a volte c'è anche un disprezzo nei confronti dell'avversario da entrambe le parti. E credo che soprattutto andrebbe sottolineato che i veri pacifisti sarebbero proprio i militari, sono i primi a voler la pace quando ci si massacra con certe intensità. Cosa devo dirti? Sì, no? La tua analisi ha già una risposta, cioè la risposta, cosa dovrei rispondere? Sì, ma è quello che in una facoltà di lettere di storia si chiama la grande storia, che è lo sbarco in Normandia, che è la guerra in Ucraina. E ci si dimentica sempre che la grande storia è un assieme di migliaia di piccole storie. La piccola storia, per definizione, è la storia dell'individuo. Ma effettivamente è l'individuo, lo sbarco in Normandia è la grande cosa. Dopo c'è il soldato John, che arrivava da 8.000 chilometri più in là, ma è andato. E dall'altra parte c'è il soldato Fritz, che probabilmente non era assolutamente né nazista, né filo hitleriano, né niente, ma era tedesco. E gli ordini erano quelli, e lui ha preso un fucile e è andato. Perché quando si parla di storia e si vuole essere corretti, si parla dell'eroico soldato John, ed è vero, ma si parla dell'eroico soldato Fritz, che è altrettanto vero. Il che non vuol dire difendere i nazisti, per carità di Dio, o i campi di sterro, per carità di Dio. Ma si parla appunto della piccola storia di quell'uomo o di quel ragazzo che si è trovato imbarcato in qualcosa più grande di lui. Era dalla parte sbagliata. In Russia e in Ucraina è la stessa identica cosa. Sì, e sicuramente i russi stanno facendo delle schifezze. Ma è altrettanto vero che sicuramente gli ucraini, voglio dire, è la guerra. Anche là, io non entro mai in questi discorsi, perché sono veramente i discorsi da bar. Io quelle cose le ho fatte e non mi va di parlarne, perché tanto non lo capireste. Ma non mi sto mettendo su un piedestallo, ci mancherebbe anche quella. Ma che cavolo volete parlare di vivere, di uccidere o di farsi uccidere? Quante persone avete ucciso? Quante volte avete rischiato di essere veramente uccisi? Cosa volete che vi racconti? E se vi racconto, cosa, perdonami, cazzo volete capire? In ogni caso siamo seduti a casa nostra. Ma avete idea cosa vuol dire uccidere qualcuno? E magari ucciderlo con un coltello, perché il contatto è diretto? Il sangue che va da tutte le parti? Ma vi rendete conto cosa vuol dire vedere una scheggia che passa un casco e la testa, cervello su 10 metri? Fare così perché avete sangue e pezzi di ossa sulla faccia, ma cioè di cosa parliamo? Queste cose ti abbruttiscono, e questo succede sia ai russi che agli ucraini. Non sto giustificando gli orrori di nessun genere, però voglio dire, un conto è essere violenti, aggressivi, perché sono a casa a Venezia, a Roma, a Parigi, poco importa, ho bevuto 2 birre di più e mi sento tanto forte. Un conto è essere stato mesi in zona di guerra, aver visto
Io ho visto legionari perdere letteralmente le staffe, veramente doverli portare via perché stavano veramente, erano esplosi, avrebbero veramente ucciso qualcuno a pugni, per niente, per uno sguardo. Il problema è che quando esci dopo mesi da una foresta dove hai visto bambini crocefissi vivi, inchiodati agli alberi vivi, gente sfondata con pali nello... effettivamente non giustifico, ma posso capire perché si possano avere delle reazioni un po' di un certo tipo. Per cui, alla stessa maniera che capisco che i russi facciano delle cose un po' così, sicuramente gli ucraini fanno delle cose un po' così e capisco anche loro. E non sono né bravi né cattivi, semplicemente si chiama guerra. C'è poco da fare tante analisi. Questa cosa si chiama guerra. E ancora, questa cosa è punita. Addirittura, adesso qualcuno inorridisce, ma questa ancora è punita. Perché se andiamo nelle foreste o andiamo in una zona di guerriglia, là le cose diventano schifose. Ma veramente schifose. Qua perlomeno c'è più o meno una linea di fronte e più o meno le certe regole vengono rispettate dopo... i civili, i danni collaterali, è logico che ci sono e ci saranno sempre, ma se invece di inorridirsi perché i russi o gli ucraini, poco importa, hanno ucciso gente civile che scappava, che tutto quello che volete, invece di inorridirsi in maniera ipocrita, facciamola finire sta cosa. Perché uccidere donne, bambini, che è orribile, non ha tanti nomi, ha un solo nome, si chiama guerra. In guerra si uccide, la guerra fa male, la guerra è sporca e la guerra si combatte, e la guerra si combatte per vincerla. Cosa vuol dire vincere? Non do la definizione di von Clausewitz e delle scuole di guerra francesi, italiane o cosa so io. Io parlo al mio livello, cioè io sono un marmitone messo in mezzo alla merda e il fango fino a qua. Vincere vuol dire semplicemente restare vivo, e per restare vivo, ma me ne fotto della Convenzione di Ginevra, delle regole, delle leggi, dell'umanità, di niente. La persona davanti a me deve andare giù, perché se no andrò giù io. Quindi questo ti porta a fare tante porcherie, ma l'importante è restare vivo. La piccola storia, restare vivo. Tante migliaia di piccole storie restano vive, si crea la grande storia, la guerra è vinta. Altre analisi non ce ne sono. Sì, oppure non si vince la guerra e poi si riscrivono le piccole storie. Pensando se vuole parlare lui di io di queste cose non ne parlo, ma non perché abbia fatto chissà cosa o voglia nascondere o voglia proteggere, perché... voglio dire, il tipo al quale piace tanto queste cose, non, piacciono tanto queste cose, non deve fare altro che venire, firmare in basso a destra e per 5 anni sarà pagato non per parlare, per fare queste cose, quindi per vederle, per rendersi conto realmente di che cosa è, per viverle. Sì. Diciamo, io le cose che ho visto, che ho fatto, che ho detto, me le porto con me. Vagamente le scrivo nei libri. In questo libro ho scritto qualcosina di più riguardo alla guerra in ex Jugoslavia. Nei libri che seguiranno scriverò anche delle cose cruente rispetto, però sempre sul è tutto vero. Anche il fatto di scrivere in forma romanzata mi permette sempre di dire è un romanzo, no, questo non è vero. Nella realtà delle cose ogni virgola, ogni punto è vera, però con dei limiti imposti dal buon gusto di chi certe cose le ha vissute, e quindi diciamo, c'è una sorta di pudore. Essendo rimasto vivo hai potuto scriverle e condividerle con questo libro, quello che invece non avverrà per è il motivo un quarto per di cui... milione di soldati ad oggi è non poter neanche raccontare la propria esperienza.
è il motivo per cui ho scritto il primo libro e per cui ne sono venuti quattro con questo e ne verranno altri. Io mi sono dato una missione, me la sono data da solo. Nessuno mi ha chiesto niente, i miei commilitoni, la Francia, la regione straniera, nessuno mi ha chiesto niente. Io voglio farlo, voglio fare cosa? Voglio parlare per chi non può più. Non me lo hanno chiesto, ma sono stufo di sentire che siamo dei delinquenti, dei criminali, degli assassini, dei pochi di buono, dei mercenari, di questo, di questo. Non è assolutamente vero e voglio farlo capire e voglio farlo scoprire dicendo la verità, portando una realtà vissuta e dando voce a chi non può dirlo più. Tumatariri, che è saltato in ex Jugoslavia, non può più dire: io ero una persona per bene, avevo 25 anni, sono morto in ex Jugoslavia. Beh, voglio dirlo io, per lui. Non me l'ha chiesto, non ne ha avuto il tempo. Si è dato operare un pezzo di testa staccato, un pezzo di braccio, una trappola esplosiva. Gunther, il mio sergente, una pallottola in gola. Non ha avuto il tempo di dire qualcosa, ma voglio che si sappia che quel ragazzo austriaco, Tumatariri era tahitiano, Gunther era austriaco, sergente, 26 anni, Sarajevo, pallottola in gola, non mi ha chiesto niente, ma era una persona normalissima, dolcissima addirittura. Non lo può dire più. Beh, voglio parlare io per chi non può più. Ma sì, a queste persone che mi stanno guardando là sopra, il mio binomio, libanese, Simon, boom, bomba, sparito Simon, un altro che è andato via sul Monte Igman. Voglio dire, non erano dei delinquenti. E beh, voglio dirlo io per loro. Ecco il senso dei miei libri. Allora non mi interessa far sapere se hanno sofferto tanto, poco, se hanno urlato di più, di meno, se questo, se quell'eroico. Sono morti. Una storia di guerra si fa presto a scrivere. Si fa prestissimo. Siamo partiti, eravamo un certo numero. C'è stato un combattimento, siamo tornati indietro. Non sto neanche a dire abbiamo vinto, abbiamo perso. Siamo tornati indietro ed eravamo in minor numero di quanti siamo partiti il giorno prima. Questa è la storia di guerra più bella e più vera. Tutto il resto sono dettagli. Sì. Ma infatti il miglior spot contro la guerra, opinione mia personale, confutabilissima, perché saranno in tanti a sentirci, non la penseremo tutti allo stesso modo, ma non sono le manifestazioni con tutte le bandiere, eccetera. È sufficiente andare in un cimitero militare e stare lì e a quel punto capisci. Entri al cimitero militare americano di Anzio e vedi questa area sterminata, quello americano, di croci, e capisci. Poi c'è anche quello tedesco, che è fatto tutto in un altro modo, perché guai ai vinti, no? Si diceva, loro, e anche quello capisci. Quindi è così. Eschilo diceva che la prima vittima nella guerra è la verità. In realtà la storia sono i tanti piccoli mondi delle persone che sono lì impegnate e che noi non possiamo mai capire. E ha ragione Danilo, cioè lui può spiegarlo per delle ore, ma non possiamo se non ci siamo stati. E per la mia esperienza, per quello che ho conosciuto, insomma, i soldati, eccetera, quando uno non ne parla, perché c'è stato? Danilo, ieri ho intervistato Tony Capozzo, un storico reporter italiano, e una cosa mi ha colpito. Lui dice: i peggiori guerrafondai oggi sono quelli che non hanno mai visto una guerra e non hanno manco fatto il servizio rileva. Quelli sono quelli che più convinti. Insegna molto ma sapere di quello di cui si parla. Ma perdonami Andrea, perdonatemi voi, magari vado contro quello, ma voglio dire, se uno si è dato una martellata su un dito o gliel'hanno data, sa che fa male, eh? Cioè, come può avere piacere a dire: che bello, diamoci le martellate sul dito? Chi può sostenere che è bello, che si può, cosa so io, è qualcuno che non l'ha mai presa. È tutto quello che c'è da dire. Hai detto che c'erano tante domande che avresti voluto, cioè, sì, la gente che è in diretta. Sarebbe interessante vedere se esplorano questi universi. Sì,
c'è chi chiede la differenza, non so se la, tra la legione francese e quella spagnola. Non so se puoi... C'era prima, sì. Sì. Istituzionalmente è la stessa cosa. La legione straniera spagnola, così come la francese, fa parte delle forze armate spagnole. È a tutti gli effetti forze armate spagnole. L'unica differenza è che un po', ma è abbastanza recente questa storia, fino a fine del Novecento, 30 anni fa, arruolava come la legione straniera francese. Dopo è stato sospeso l'arruolamento degli stranieri. Potevano arruolarsi soltanto, ha mantenuto il nome, ma si arruolavano soltanto gli spagnoli. Ora, da qualche anno a questa parte, ripeto, non è vecchia la cosa, è veramente pochi anni fa, è stato riaperto l'arruolamento agli stranieri a condizione di avere come madrelingua una lingua ispanica, spagnolo o portoghese. Però voglio dire, è meno famosa, ma la grande differenza è questa. Diciamo che storicamente la regione spagnola è nata, quando noi diciamo la regione straniera francese, è la nuova regione straniera. La vecchia regione straniera non esiste più, è durata 5 anni, è nata nel 1831, nel 1835 è stata mandata in Spagna per combattere con gli spagnoli, è stata totalmente distrutta, non c'era più nessuno, erano rimaste alcune decine di legionari in vita, si erano battuti in maniera tale che gli spagnoli hanno detto: li manteniamo con noi, li inglobiamo nelle nostre forze armate, e da lì è nata quella che è la legione straniera spagnola. La legione straniera francese è sparita a cavallo di questi pochi mesi ed è stata ricostituita quella che si chiama dal 1835 in poi la nuova legione straniera, per cui storicamente ci sono questi agganci fra le due legioni. Un altro lettore chiede quali sono le principali dotazioni in fatto di armamenti della legione. C'è qualcosa di speciale? Dipende di particolare dalle unità. Assolutamente no, siamo forze armate francesi, quindi c'è lo stesso le stesse armi, gli stessi sistemi d'arma delle forze armate francesi, identici, non cambia niente. Un altro lettore che osava, dice, servirebbero la legione straniera anche in Italia, però mi viene da sorridere, perché se voi in 12 sparavate i colpi di un reggimento, in Italia vorrebbe dire sparare i colpi di un corpo d'armata, perché visto no, le dotazioni... Non è quello, no. Questa cosa, questo è un discorso che ho fatto alcuni mesi fa, mi hanno messo in un imbarazzo incredibile, perché c'era una conferenza tenuta, non dico nessun nome, era una conferenza tenuta da un grosso personaggio delle forze armate italiane, coadiuvato da due generali delle forze armate italiane, su questo argomento proprio. E io ero nell'assemblea, mi hanno visto e mi hanno invitato, mi hanno messo in imbarazzo, perché dicono, voglio dire, siete tre generali. Io sono un brigadier chef, non ho né scuola di guerra né niente, cosa mi mettete in mezzo? Comunque, un argomento di cui si parlava, non può esserci una legione straniera, un reparto come la legione straniera in Italia, non può esserci, per un solo motivo, e adesso mi faccio ancora tanti altri amici, semplicemente perché siamo in Italia. Quindi proprio a livello politico non può tenere. Non c'è la volontà politica di fare una regione straniera, di gestire una regione straniera, non c'è e non ci può essere. Un'opinione pubblica che possa seguire non c'è e non ci può essere, perché voglio dire, da noi esiste una disciplina che è cambiata tantissimo, ma ancora oggi è ferrea,
Ma voglio dire, se facciamo una cosa del genere in Italia, il giorno dopo ci sono le mamme che manifestano davanti al reggimento, però. E l'opinione pubblica che darà ragione, e una grossa fetta di stampa che darà ragione alle mamme che manifestano perché il loro bambino è stato punito in caserma. Cioè, non si può. Da noi, tutte le cavolate, la religione, il colore della pelle, non esiste, ma è una scelta politica però, di dire ok, la legione fa così e funziona così. Da noi tutte le bagianate, le donne nelle forze armate, nei reparti, non esiste, non è neanche ipotizzabile. Perché, che piaccia o no a certe femministe, la donna certe cose non riesce a farle, ma non perché è più stupida dell'uomo, assolutamente. Perché fisicamente non riesce a farle. Il problema in Italia, non potresti metterlo in questi termini, perché nessun politico accetterebbe di alienarsi milioni di voti di donne per affermare una sacrosanta verità, oltretutto. Nessuno mette in discussione il diritto della donna. Viceversa, non è vero che perché sei donna hai diritto di fare quello. Siccome sei donna, hai gli stessi diritti di un uomo di dimostrare che sei in grado di poterlo fare. In Italia non è così, neanche in Francia, te lo assicuro, nelle forze armate regolari. Parlo bene della legione. A me, ma non ero a conoscenza di questo, ma ho un foglio, ma non serve che ve lo faccia vedere perché è il vostro lavoro, siete voi che lo tirate fuori. Per fare le prove per arruolarsi in Italia, gli uomini devono dimostrare di poter alzare 18 kg a 1,5 m da terra. Perché? Perché 1,5 m è l'altezza della bocca del 120 mm e 18 kg è il peso del proiettile. Solo che una donna per arruolarsi deve dimostrare di poter alzare 12 kg ad altezza del petto. O della testa, non lo so più. Ma che pagliacciata è? Cioè, sto Cristo di proiettile pesa 18 kg o pesa 12 kg? La bocca dov'è? È a 1,5 m o è a 1 m? Cioè, il problema non è uomo-donna, il problema è chiunque voglia arruolarsi deve, il lavoro è quello. Bisogna avere determinate caratteristiche, non puoi adattare le caratteristiche, non c'è il mortaio per il reparto femminile e il mortaio per il reparto maschile. Cioè noi in legione straniera questi problemi non li abbiamo. Quando partiamo in Amazzonia, partiamo in penetrazione, in profondità, in giungla, per periodi da 2 a 4 settimane, eccezionalmente 5 settimane, con carichi che arrivano a superare facilmente i 60 kg. Cioè, dove va una donna con 60 kg sulla schiena 11 ore al giorno? Ma non è discriminare, è che non ce la fa. Gli uomini hanno un'altra struttura muscolare, un'altra struttura ossea, un'altra resistenza, un'altra conformazione fisica e non è per tutti, non ce la fanno in tanti. In effetti siamo in pochi. Ogni tanto sento i discorsi idioti all'italiana, ma allora io sono donna. Non vado in Amazzonia. No, momento, il lavoro è quello. Quindi o sei in grado di farlo o non fai quel lavoro. È improponibile perché ti dicono che sei, che discrimini, che sei anti, che sei contro le donne, che sei antifemminista, okay? Il che non è assolutamente vero. In Francia è la stessa cosa, ripeto, quando dico noi, parlo bene della legione straniera. È improponibile questa cosa in Italia. Assolutamente improponibile. Sì, ho conosciuto in Afghanistan degli italiani che non volevano andare in palestra perché c'erano le americane che erano il doppio di loro. Quindi a volte ci Cina. sono delle eccezioni. No, non ci sono eccezioni, assolutamente no. No, perché, no, è proprio là il problema. Perché tanta gente mi dice, ma ci sono donne che fa. No. Tu puoi anche andare in palestra a tirare su 100 kg di piombo. Non sei capace di portarti 60 kg sulla schiena per 11 ore al giorno
per 4 settimane in giungla. È un altro tipo di sforzo, è un altro tipo di resistenza, non è il fisico, non è per tutti i fisici, particolarmente per quello della donna, che nel mese avrà il suo ciclo, che cioè non è discriminare nessuno. Non sto dicendo che le donne non devono andare nelle forze armate, attenzione, certo che sì, però ognuno al suo posto e rendersi conto che non siamo tutti uguali. A calcio possono giocare gli uomini e le donne, evidentemente. Altrettanto evidentemente non c'è un campionato misto, perché sennò le donne si farebbero rompere fisicamente. Senza contatto fisico, lo sci. Certo che ci sono gli uomini e le donne, ma non, una donna non potrà mai competere con un uomo, perché come forza muscolare, come potenza muscolare, non è la stessa. Sarebbe, cioè, non mi sembra di dire chissà che cosa di cattivo, di discriminante. Bisogna fare molto attenzione. Io tante volte mi faccio prendere a partito per queste cose, o perché... le questioni di razza, di religione, di etnia, di genere sessuale, di mamma mia, oggi è diventato tutto difficile, quando invece basterebbe essere, avere l'umiltà di accettare le cose così come sono, tante cose si risolverebbero. Un'altra domanda di un lettore e poi ci avviamo alla chiusura. Si chiede: a livello di capacità operativa e autonomia, nella sua esperienza ha trovato dei reparti in ambito NATO che fossero al pari o superiori alla Legione? Superiori alla Legione praticamente tutti. Guardate che bisogna smitizzare questa cosa, Noi non abbiamo gli equipaggiamenti, noi non siamo gli americani, noi non siamo gli incursori di marina italiani, noi non siamo, siamo un reparto d'élite. E quello che ci rende un reparto d'élite è la volontà ferrea di andare, di fare blocco e di non lasciare un centimetro. Ma a livello di armi, dotazioni, addestramenti, non siamo sicuramente i migliori, per carità, siamo forze armate francesi, quindi c'è sicuramente una logistica, c'è sicuramente una sussistenza, c'è sicuramente dei fondi che sono sicuramente superiori a quelli italiani, ci sono, per carità, ma smitizziamo questa cosa. La Legione straniera, l'ha detto più volte Alessandro, questa è una cosa che l'ha imparata a forza di venire dentro, quello che ci caratterizza è la mentalità, la testa. Io sono figlio di un maresciallo della Guardia di Finanza. 60 anni fa sentivo mio papà che diceva che imparavano l'obbedienza deve essere pronta, cieca e assoluta. Oggi se dici una cosa del genere, primo ti beccano per fascista e secondo ti beccano per un pazzo esaltato. In Legione straniera l'unica differenza è che ancora oggi l'obbedienza è pronta, cieca, assoluta. No, obbedisco a condizione che, se l'ordine non è illegale, se tu intanto obbedisci, dopo se l'ordine è illegale mi denunci e finisco in galera, per intanto io dico ai tu fai a. Queste non sono le forze armate italiane e non sono neanche le forze armate francesi, ripeto, te lo assicuro. Anni fa uno stage di meccanica d'armi, una delle mie specialità sono anche meccanico in armamento di piccolo calibro, quindi si va dalla pistola al mortaio da 120 mm in Francia o al cannoncino da 20 mm antiaereo. Alla fine di questo stage il colonnello comandante della base di Bourges, è il centro di addestramento delle forze armate francesi più grosso di Francia, ci chiedeva se avevamo delle cose da dire, come ce l'avamo trovati, e ho detto la stessa cosa, ho detto guardate, mi vergogno, io sono così fiero di essere legionario, mi vergogno di essere appartenente alle forze armate francesi, perché voi siete la vergogna di quello che è il soldato, poco importa la nazionalità, perché... Ha detto il colonnello, ma
brigadier chef, ma cosa sta dicendo? Ma si rende conto? Dico sì, sì che mi rendo conto. Il suo tenente colonnello, nome e cognome, due giorni fa, alla fine del corso, ha detto: adesso avete i brevetti, entrerete nelle vostre unità così colà, sappiate che così così, e sappiate che dovete eseguire gli ordini, non eseguite gli ordini, rifiutate l'obbedienza se pensate che l'ordine non sia giusto, se pensate che sia lesivo. Dico, ma signor colonnello, questo è un tenente colonnello delle forze armate francesi che dice una cosa del genere a allievi. Cioè questa è gente che sta superando i corsi, entra, comincia la sua carriera nelle forze armate sapendo che fanno i sindacalisti. Ma stiamo diventando dei burattini. Questa è la Francia. L'Italia non è tanto lontana da questo. La regione straniera è l'unica differenza. Quindi nei teatri operativi io ho trovato gente no brava, di più. Io mi sono trovato nel 99 nel Golfo di Aden, lontano il 99, con dei ragazzi e degli incursori di marina. Non sono bravi, non sono eccellenti, sono di più. Ma sono veramente... oltretutto io sono un subacqueo, nella subacquea militare sono una referenza nel mondo. Io ho avuto a che fare con l'SBS inglese, con le squadre SEAL americane, con senza entrare in dettagli di altre nazionalità, poco importa dove. La referenza assoluta sono gli incursori di marini italiani, sono un'eccellenza stupenda. E abbiamo dei reparti così, il NOX della polizia, soprattutto da dopo Dossier, è veramente una referenza nel mondo per le operazioni speciali, ma dopo non c'è la testa, la mentalità, non sto parlando del NOX, non sto parlando degli incursori di marina, sto parlando generalizzato. La differenza con noi è quella che io ho notato. È questo modo di fare, perché probabilmente l'arruolamento è diverso. Cioè in Italia ci vai perché vuoi lavorare, cioè che non mi si raccontasse la balla voglio servire la patria, perché qualcuno mi deve spiegare perché quando io ho fatto il militare guadagnavo 500 lire al giorno. Ma non è un modo di dire, cioè quelli della mia età lo sanno, si guadagnava 500 lire, io dopo un mese guadagnavo 30.000 lire, 7,50 € al mese. E tutti volevano la raccomandazione per non fare il servizio militare. Oggi, che si guadagnano 1.000 euro al mese, tutti vogliono la raccomandazione per fare il militare. Cioè, c'è un problema da qualche parte. Sì, spieghiamo alle nuove generazioni che 500 lire corrispondevano a 30 centesimi oggi. Non vorrei sì, qualcuno... 30.000 lire, 30.000 lire sono 7,50 €. Io guadagnavo al mese 7,50 €. Noi della mia generazione facevamo un mese di militare per 8 euro. E però c'erano le raccomandazioni per non fare il militare, perché un anno perso, perché qua... Oggi che si guadagna, ci sono le raccomandazioni per fare il militare, solo che dopo non si vuole fare la guardia perché è pesante, perché non si dorme, perché fa freddo, perché piove, e dopo voglio il riposo, e dopo voglio gli straordinari, e dopo voglio la licenza. In marina la gente non vuole andare perché ha lo stipendio, dopo non vuole andare imbarcata, perché se va imbarcata guadagna un po' di soldi in più, ma stai in mare due mesi e le comunicazioni passano male, non puoi telefonare, non puoi andare al bar, il cinema, la fidanzata, ma questa qua sono le forze armate di oggi, la gioventù di oggi. Sto generalizzando, ma è il problema reale che esiste. Ho delle persone amiche, non conoscenti, dell'Accademia Navale, e mi danno esattamente questi ritorni, che sono quelli che vedo io anche in operazione, perché effettivamente io sono stato con italiani in operazione, e tu mi dici a livello operativo, a livello bravissimi, dopo però preferisco stare con a livello di professionalismo con altra gente. Sono tutti i limiti della nostra società, ma voglio dire, le forze armate sono costituite da gente, non è l'opposto, non è le forze armate formano il popolo, è il popolo che forma le forze armate, e il popolo oggi c'è un problema. In Francia c'è un casino che non finisce più, perché vogliono far lavorare 2 anni di più per la pensione, la gente, ci sono giovani
ma giovani di 16 anni, 17 anni, sono ancora a scuola, che vanno in televisione dicendo: ma vi rendete conto? Qua mi si vuole obbligare a lavorare. Vorrei dirgli: ma ho testa di ravanello. Ma certo che sì, ma siamo nati per lavorare. Ma voglio dire, è che adesso il progresso, le cose, ma una volta lavoravi, non andavi in pensione a 60 anni, o a 65, a 67, poco in poco. Se non lavoravi più, non mangiavi più. Per carità, adesso, e per fortuna, ci sono 10.000 cose che vanno bene, però adesso c'è la fobia di lavorare. È proprio la mentalità, quando sento della gente che dice: io non voglio lavorare, io voglio lavorare il meno possibile. Cioè, c'è un problema, c'è proprio un problema di società. Passo non su. Sto discutendo che, sì, che non bisogna andare a lavorare fino a 70 anni, che non bisogna lavorare 12 ore al giorno, per carità di Dio, certo che no. Ma, cioè, ma qua in Francia stanno parlando della settimana di 4 giorni e ancora la gente non vuole, perché e dopo si lavora, cioè bisogna veramente riposizionare tante cose che non si riposizioneranno più. E quindi tutto questo bordellone, lo so, non è elegante da dire, ma ripeto, bordellone che è la nostra società, per forza di cose si ripercuote nelle forze armate, è un'evidenza. Alessandro, la legione straniera si salva un, sì, po', per poco, perché le cose cambieranno anche qua, evidentemente cambieranno fra 5 anni, fra 10, fra 15, ma cambieranno per forza, perché la società è questa. No, io, solo perché spesso sento, vedo, leggo questo genere di domande fatte a Danilo, no? Dice: ma chi è meglio, il legionario o l'incursore? Chi è meglio? Cioè, c'è sempre un po' di confusione, proprio per la peculiarità della legione straniera. Magari la persona che non è esperta di difesa non riesce bene a classificarla. Cioè, tendenzialmente, per chi ha questa curiosità, le forze armate, Andrea, me lo insegni, sono le forze convenzionali e forze speciali, che sono un'elite e che fanno cose diverse, cioè non convenzionali, di cui noi non sappiamo neanche quasi niente. Tra le forze convenzionali ci sono dei reparti che sono particolarmente scelti, ma che fanno operazioni convenzionali. Sono scelti perché per tipologia del reparto devono esserlo per forza, perché è difficile obbligare uno a buttarsi con il paracadute, deve anche sentirlo lui. Perché a volte alcuni reparti si trovano a operare in certe condizioni, per cui non tutti possono vivere in quelle condizioni. Quindi ci sono le forze speciali, di cui stasera non abbiamo parlato, a parte i cenni che ha fatto Danilo sui nostri incursori di Marina, e poi ci sono le forze convenzionali. La Legione straniera fa parte delle forze armate francesi e sta nel bacino delle forze convenzionali. Chiaramente è un reparto in cui si accede volontariamente, dove si deve superare una selezione, altre selezioni, e dove si deve mantenere uno standard sempre elevato. E quindi è chiaro che è un reparto d'élite. In questo senso, allora, ci sono nelle forze convenzionali dei reparti elitari, tra cui sicuramente la Legione straniera, che ha la peculiarità di essere altamente operativa, altamente addestrata. E poi ha anche quest'altra peculiarità, nel senso che è un reparto militare che è accoglienza. Accoglie e poi però chiaramente pretende. Io, c'è un bel mensile che fa la Legione straniera, che è Pi Blanc, e in una pagina c'erano degli annunci di lavoro, nel senso che la Legione straniera, perché la redazione di Pi Blanc è la Legione straniera, a Aubagne, no? E si diceva, allora, il caporal chef, nome, ha servito X anni nella Legione straniera, si è specializzato in, e quindi si offre come, non so, meccanico, capo officina, riparatore di computer, riparatore... Tu hai bisogno della Legione straniera, hai bisogno di una casa, hai bisogno di una famiglia, perché
ti faranno il regalo di Natale i tuoi comandanti, perché evidentemente tu hai bisogno di quel tipo, di quella famiglia, e tu dai e loro ti danno altrettanto, questa è una peculiarità, quindi una peculiarità nell'ambito delle forze tra virgolette convenzionali normali. Poi ma anche qui poi rischio di diventare inesatto, perché poi c'è anche il legionario che ha la famiglia e che quindi unisce le due cose. Sì, a riguardo condivido con i lettori il video dell'approfondimento che abbiamo fatto un anno e mezzo fa sulla battaglia di Bala Murghab, una di quelle combattute per 20 anni in Afghanistan ininterrottamente, e in cui erano reparti convenzionali a dover affrontare un nemico, non c'erano forze speciali, e da qui anche l'importanza di addestrare quelli che sono i reparti normali, quelli più comuni, perché è inutile avere pochi uomini addestrati al 110% con il 110 delle dotazioni e delle disponibilità necessarie, se poi ne abbiamo altri che devono sopravvivere con un 40 o 50 quando va bene. Questo è un lavoro grosso che dovremmo fare in Italia. E in conclusione, siamo alla soglia delle 2 ore, devo dire abbiamo tante persone che ci stanno seguendo, ma volevo chiedere a Danilo, per quanto riguarda l'informazione, un aspetto che mi piacerebbe venisse importato in Italia tra i tanti che abbiamo paragonato con la Francia, è anche la trasparenza. Forse non so se una rivoluzione può aver aiutato in questo, ma mi ha colpito molto il fatto che tutti i giovedì pomeriggio a Parigi c'è una conferenza stampa della difesa. Tutti i giornalisti possono accreditarsi, chi non può andare può avere un link per seguire, e tutti possono fare le domande che vogliono. È importante, è soprattutto caratteristico dei francesi avere un rispetto della cittadinanza sotto questo termine, ovvero avere anche un'informazione che permette di far capire al cittadino comune qual è il reale lavoro del militare? Ti dico, i francesi hanno tanti difetti, non sono ma proprio lontani dall'essere i più bravi al mondo, ma hanno tante cose che funzionano bene, viceversa, vedi? Questo è uno degli aspetti. È lo stesso motivo per cui io nel 2001 sono tornato da Gibuti. Dal 2002 ho cominciato a proporre ai civili 2 volte l'anno di fare uno stage di subacquea, io sono un subacqueo, con me, portandoli ad alloggiare in una caserma della regione straniera. Quindi la gente che fa gli stage, anche quest'anno ne faccio uno in maggio, uno in giugno, la gente che viene, e questo dal 2001, viene in una caserma della regione, mangia con noi, dorme con noi, vive con noi, usa il nostro materiale, va sott'acqua, a volte ci sono anche legionari che vengono con noi, e vengono anche degli italiani, ma ne sono venute centinaia in questi ultimi 21 anni che faccio queste cose. Questo l'ho fatto con l'accordo del comando della regione straniera. Perché? La stessa cosa della riunione del giovedì. Perché in Francia si vuole rinsaldare il rapporto armée-nation, forze armate-nazione. Questo si fa al più alto livello, capo di Stato Maggiore, giovedì, Parigi, Ministero della Difesa, giornalisti. Anzi, il Ministero delle Forze Armate più bassi, adesso. Sì, sì. Nella stessa ottica, se c'è un piccolo brigadier chef, io, che dice, io al mio livello posso far venire, però posso far conoscere cosa è la regione straniera. È stato accettato immediatamente. Se tu oggi vai in una caserma, non puoi neanche avvicinarti.
la gente che viene con me viene dentro e stanno, ti dico, 6 giorni, stanno con noi. Ceresini ha fatto un articolo per la televisione svizzera, svizzera italiana. C'è un breve documentario su di me a Malmusco, uno dei 2 posti dove faccio andare la gente. È una caserma nostra. È la stessa identica cosa, trasparenza. E ti dico, io parlo rispetto agli italiani. Ci sono alcune centinaia di italiani che sanno, per essere venuti con me in caserma, che non è vero che siamo delinquenti, criminali, assassini, violenti, volgari e cosa so io. Anzi, il ritorno che ho da 20 anni è di voi italiani che venite per la prima volta in regione e che mi dite: Crista, ma c'è gente gentile. La cosa ricorrente è gentile, educato, gentile, educato. Mai nessuno vi dirà in regione sì. È sempre sì, signore, sì, signora. C'è una donna che fa lo stage di subacquea con noi, automaticamente ci sono i legionari che portano la bombola. C'era gente che veniva con noi che era un po' più anziana, c'erano i legionari che ci mettevano la bombola in spalla della persona un po' più anziana. Dopo io mi sgolavo a dire: qui siamo in subacquea, chi la vuole fare si porta la sua bombola. Ma a livello di formazione, voglio dire, alla stessa maniera c'è quello che hai detto te, a più alto livello, ma è proprio una scelta politica, politica francese e delle forze armate, a rinsaldare questa unione tra l'armée, tra le forze armate e la popolazione. Quindi sì, questa trasparenza è una delle cose belle che c'è in Francia. Speriamo di impararla presto anche in Italia. Va bene. È impossibile, non c'è la mentalità. È Io penso non sia un fatto di impossibile. mentalità, perché in certi periodi in Italia Sì. le caserme erano trasparenti, in altri no. Poi chissà, forse è meglio ora, per qualcuno sarà meglio ora, per qualcuno era meglio prima, però secondo me ci sono dei periodi. Dai, fatemela fare una piccola polemica. Il contingente italiano torna dall'Afghanistan. Il contingente italiano, in quel caso erano i paracadutisti da Folgore, ma ci sono stati tante grandi unità, tutte. L'ultimo turno è toccato a loro, sono tornati con la bandiera di guerra. Allora, il regolamento di disciplina dice che la bandiera di guerra deve essere protetta fino all'estremo sacrificio. Cioè, è uno dei casi in cui in Italia dice: guarda, devi morire, la bandiera di guerra la devi proteggere fino all'ultimo. Quando la bandiera di guerra si muove, ha la scorta armata, anche se è una bandiera. Quando i paracadutisti da Folgore sono tornati con la loro bandiera di guerra del reggimento, non ricordo qual era il reggimento, non c'era un membro del governo ad accoglierli all'aeroporto. Io non do la colpa agli italiani. Di chi è la colpa? Del governo. E cos'è il governo? Sono inglesi? No, Ma non sono tutti gli ma italiani. cioè, dai, Ma non sono tutti gli come? italiani. Fermiamoci Non qua, sono perché tutti se gli no italiani, fermiamoci qua. scopriamo un altro filone che potrebbe La prossima essere volta, Andrea, imbarazzante. Sì. faremo una discussione su questo. Ma beh, guarda, allora, dai, fate la seconda polemica, così mi bannano e via. Abbiamo parlato di poligoni, non ci sono i poligoni. Allora, Capo Teulada, 30 km di poligono. È grande, oh. Si fanno le esercitazioni, cioè ci fanno tantissime esercitazioni carristiche, hanno bisogno di spazio, 30 km. Ci sono le esercitazioni dell'aeronautica. È una penisola, è un lembo di terra nel mare, quindi ci sono le forze anfibie che fanno esercitazioni lì. Cercate su Google News Capo Teulada e vedete quante pressioni ci sono per non farlo usare, per dire che è inquinato, per dire. Vedete, i carri armati italiani si sono andati ad esercitare. Andrea lo sai, l'hai seguita sicuramente.
sono andati ad esercitarsi in Egitto sì. Perché non li hanno fatti andare in Sardegna, Qatar, regione della Repubblica Italiana. Allora, prendiamone consapevolezza e poi cerchiamo di capire come mai. Se è giusto, manteniamo questo status. Se invece riteniamo che non sia giusto, cerchiamo di capire cos'è che non ha funzionato. Con tutti i rischi, poi che già ce ne abbiamo 30 che partono. Se poi rimandiamo pure in giro. Ho fatto abbastanza per farmi bannare, sì, andiamo a dormire. Va bene, io vi ringrazio per questo veramente excursus. Mi complimento per il libro, veramente aspettiamo i prossimi capitoli, ma questo è forse uno dei più importanti, perché parla proprio del Danilo Pagliaro che si arruola con flashback su quello che era l'addestramento fino al primo impiego nei Balcani, diciamo, compreso. Quindi assolutamente un must per chi vuole comprendere quali sono state, ecco, una testimonianza di chi certe cose le ha vissute direttamente. Grazie, insomma, per questa partecipazione. Ringrazio ai tanti lettori, le domande con cui hanno partecipato. Capisco anche chi ha detto: complimenti Danilo per la pazienza che mostri anche nei confronti di questi due, è abbastanza, devi perdonarci, insomma. È abituato, parte, è abituato. Ma d'altra parte non esiste una domanda, cioè è utile anche la domanda sciocca, la domanda che per alcuni può sembrare impertinente o stupida, perché aiuta a capire, e devo dire che sei estremamente chiaro e efficace nelle tue spiegazioni, quindi grazie, perché impariamo, io per primo, da quello che puoi insegnare. Ringrazio i lettori che ci hanno seguito e invito a iscriversi al nostro canale, e vi do appuntamento a una delle prossime puntate, e in futuro spero di avere nuovamente Danilo per raccontare quella che è l'esperienza e soprattutto quali saranno poi i prossimi libri pubblicati, con le altre parti che mancano. Altri addestramenti, altre operazioni, altre cose. Ringrazio tutti e buonasera. Grazie anche a Alessandro Cipolla, il collega giornalista e autore del testo. Grazie alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao.